Ehi, per tutto questo tempo sei stato ingannato. Beh, dai, non è un dramma. Ma premere su Arresta il sistema su Windows 8 o 10 in realtà non spegne il dispositivo. Microsoft ha deciso di implementarlo perché molte persone hanno iniziato a riscontrare difficoltà quando riavviavano i computer per ripararli. Quindi, quando spegniamo i nostri dispositivi Windows 8 o 10, il kernel viene semplicemente ibernato, in modo che possa avviarsi più rapidamente. Il kernel è un programma per computer che ha il controllo su tutto il sistema. È il cuore del sistema operativo, il primo programma che si attiva e si carica all'avvio, e l'ultimo a spegnersi. È responsabile di piccole attività come la gestione del disco, la gestione delle attività e della memoria, tra le altre cose. È ciò che crea l'interfaccia tra utente e hardware del sistema. Un normale spegnimento spegne letteralmente il sistema, quindi nulla funziona in background. Ma la funzione di avvio rapido non può fare lo stesso. Quando prendi un nuovo dispositivo e lo fai andare, questa funzione sarà sempre attiva di default. Si chiama Fast Boot, oppure Hybrid Boot o Hybrid Shutdown. Prima i PC si spegnevano in modo diverso. Windows chiude tutto ciò che è aperto o funzionante e avvia il backup da zero. L'ibernazione è quando Windows mantiene tutto così com'è, inclusi i file aperti, i programmi in esecuzione, che salva sul disco in modo che tu possa riprendere da dove avevi interrotto. Il metodo Fast Startup combina l'arresto vecchio stile con l'ibernazione. Quindi, quando accendi il tuo dispositivo, il kernel avvia il resto del sistema. La cosa bella è che il PC inizia a funzionare in pochi secondi. Quindi, se vuoi davvero spegnere il tuo PC o laptop, l'opzione migliore è premere il tasto riavvia. Sì, il dispositivo si riavvia, ma subisce anche uno spegnimento rapido ed effettivo prima di riavviarsi. Riavviare continuamente il PC o il laptop in modo da poter spegnere correttamente tutto è una perdita di tempo. E poi non è molto comodo. Per fortuna Windows ha un modo per chiudersi effettivamente. Puoi iniziare tenendo premuto il pulsante maiuscolo sulla tastiera mentre fai clic sull'opzione Spegni quando selezioni l'opzione Arresta su Windows. Puoi farlo nel menu Start, quando viene visualizzato sullo schermo, o facendo clic su Ctrl-Alt-Canc. Se sei esperto di tecnologia, puoi spegnere utilizzando il comando di spegnimento da un prompt dei comandi o da una finestra di PowerShell. Per trovarli, vai su Cerca e digita Prompt dei comandi e fai clic con il pulsante destro del mouse. Otterrai l'opzione Windows PowerShell. Digita Shutdown/S, premi invio e voilà! Hai appena fatto chiudere tutto in una volta al tuo dispositivo. Se non hai voglia di fare tutto ciò, puoi sempre disabilitare l'avvio rapido. Vai al pannello di controllo, fai clic su Sistema e Sicurezza, quindi seleziona Opzioni Risparmio Energia. Prova Scegli cosa fa il tasto di accensione e fai clic nella parte superiore della finestra Modifica impostazioni attualmente non disponibili. Deseleziona Attiva avvio rapido, scelta consigliata, e fai clic su Salva modifiche. Non è sempre l'opzione migliore disabilitare l'avvio rapido, perché questo permette al tuo dispositivo di accendersi più velocemente del solito, quindi meglio attenersi alle scorciatoie. Disabilitare l'avvio rapido può anche causare lievi problemi con i file crittografati. Comunque, non dimentichiamo che quasi tutte le password possono essere compromesse. Gli esperti affermano che le password stiano diventando più obsolete che mai. Le password sono il modo più diffuso per effettuare accessi, ma questo metodo di autenticazione digitale presenta rischi significativi per la sicurezza. Quindi, gli hacker esperti escogitano sempre nuovi e vari modi per rubarci informazioni private e soldi. Questo tipo di attacchi informatici che servono a rubare password, numeri di carta di credito e persino identità online è chiamato phishing. Di solito questi aggressori si fingono entità affidabili e tentano di invogliare gli utenti a cliccare su link accattivanti, trasmettendo una sensazione di urgenza e non fornendo dettagli e spiegazioni adeguate. Quindi gli utenti si ritrovano con malware o ransomware. Chi ha sottratto dati personali può effettuare eventuali acquisti non autorizzati o semplicemente sottrarre informazioni private. Il phishing è un modo per accedere alle reti aziendali e acquisire informazioni importanti senza chiedere il consenso. Se l'attacco ha successo, l'entità subirà perdite finanziarie, perdita di fiducia da parte dei clienti e valore complessivo. Possono volerci mesi o addirittura anni per riparare i danni causati da queste truffe. E il problema è che i metodi di phishing diventano sempre più scaltri. Quello più diffuso è via mail. Vengono inviati migliaia di messaggi fasulli con l'intenzione di convincere un certo numero di persone a cascarci.
Vengono create email contraffatte, progettate e formulate esattamente nel modo in cui ti arriverebbero da una fonte attendibile, ma spesso commettono errori di ortografia o aggiungono caratteri in più ai link su cui vogliono farti cliccare. Un indirizzo IP, o protocollo internet, è un indirizzo che identifica un dispositivo su una rete internet. Fondamentalmente è come nome e cognome sulla cassetta della posta, ma nel mondo dei PC. Un modo interessante per scoprire il tuo indirizzo IP per sembrare esperto di tecnologia è fare clic sul menu Start su Windows 10, digitare CMD nella barra di ricerca e premi invio. Non preoccuparti, non è successo niente di male. Il tuo computer non si è bloccato. Quella scatola nera con lettere, simboli e numeri bianchi dovrebbe essere lì. Digita ipconfig/all e premi di nuovo invio. C'è uno spazio tra ipconfig e /all. Il tuo indirizzo IP ora appare come IPv4. Oppure, se vuoi risparmiarti il problema, puoi semplicemente andare su Start e premere su Impostazioni. Fai clic su Rete e Internet e clicca su Wi-Fi. Seleziona la rete Wi-Fi a cui sei connesso. Troverai l'indirizzo IPv4 nelle proprietà. Ma puoi fare alcune cose interessanti sul prompt di CMD, come trovare i file mancanti o persino vedere i dettagli della durata della batteria. E se non ti piace il colore, puoi anche inserire un comando per cambiarlo. Windows 7 e 10 hanno questo fantastico trucco che puoi fare se sei annoiato o arrabbiato. Se il tuo schermo è pieno di finestre aperte casuali e vuoi solo che si nascondano tutte, puoi fare clic sulla finestra che desideri e scuoterla. Non lo schermo, La finestra, su e giù col mouse, vigorosamente, e tutte le altre finestre si ridurranno a icona. Il Mac ha il famoso AirDrop, che ti consente di trasferire file in movimento. Non è necessario collegare dispositivi, cosa che a volte ci mette una vita. Windows ha la funzione condivisione nelle vicinanze, che fa la stessa cosa con altri computer Windows 10. All'inizio dovrai essere connesso tramite Bluetooth o Wi-Fi. Digita nelle vicinanze nella casella di ricerca e fai clic su impostazioni di condivisione nelle vicinanze. Seleziona l'interruttore per attivarlo. Successivamente puoi scegliere di ricevere o condividere contenuti da tutti nelle vicinanze o i miei dispositivi nel menu a tendina. Tutto ciò che ricevi andrà direttamente nella cartella download, ma ovviamente puoi sempre cambiarlo. Anche i laptop e i telefoni Samsung hanno un'opzione simile con Quick Share. Funziona in modo simile collegandosi ad altri dispositivi Samsung. Devi solo aprire l'opzione condivisione rapida e scegliere tutti o solo contatti se vuoi mantenere più privacy. È facile condividere le cose dal tuo telefono Samsung al tuo laptop con questa opzione. Su Windows c'è una cosa chiamata Cloud Clipboard, che è molto utile se vuoi salvare link o testi ma non vuoi usarlo subito. Premi il tasto Windows più V e si aprirà sul lato. Puoi incollarci un sacco di cose e salvarle per dopo. Puoi persino accedervi da diversi dispositivi. Puoi scoprire come sta il tuo PC premendo Ctrl-Alt-Canc e selezionando Gestione processi su Windows. Così scoprirai quali programmi e processi sono in esecuzione in background e quanta memoria, disco e risorse di rete stanno utilizzando. Se il tuo PC è lento e vuoi comprarne uno nuovo, questo è un buon modo per vedere cosa sta succedendo dietro le quinte.